Siamo ai prodromi della dittatura fascista. Si moltiplicano le violenze degli squadristi, gli assalti ai giornali e ai giornalisti, i roghi di copie dei quotidiani, le minacce e le percosse nelle redazioni. Un clima di odio e di intemperanza che si tenta di arginare con un patto di pacificazione tra socialisti e fascisti che non offre, come era immaginabile, risultati apprezzabili. Con la marcia su Roma e con Mussolini al governo del paese, l'informazione si fa sempre più precaria e sotto minaccia. Al punto che il presidente della Federazione della Stampa, Salvatore Barzilai, manda un telegramma al capo del fascismo, anch'egli giornalista, chiedendo che venga tutelata la libertà di stampa. La risposta è sprezzante e carica di una promessa che non verrà mai mantenuta. Comincia l'attacco del fascismo alla Federazione della Stampa che porterà prima alla conquista manu militari del sindacato da parte dei giornalisti fascisti e prefetti e poi al suo scioglimento. Quindi siamo arrivati ai prodromi del fascismo, ma quali erano le preoccupazioni della Federazione della Stampa? In particolare le preoccupazioni che si manifestavano a pochi mesi dalla marcia su Roma. C'era nella FNSI la consapevolezza che si stava imboccando il tunnel della dittatura? Oppure che questo potesse essere, cioè il fascismo, un fenomeno passeggero? Ma guarda, uno dei fenomeni che si sviluppa in questi mesi e in questi anni, dopo il dopoguerra, è anche, come dire, lo scontro fisico, nel senso che anche i comizi di piazza erano occasioni per scontri fisici, soprattutto in Romagna. Ma al di là e oltre lo scontro fisico c'era anche la lotta tra i giornali che si tramutava anche questo, in questo caso in una lotta fisica, nel senso che i giornali venivano bruciati. Da questo punto di vista, soprattutto il fascismo attraverso lo squadrismo si attiva dal bruciare i giornali avversari, in particolare i giornali socialisti, in particolare l'Avanti, quindi abbiamo episodi di assalto alle redazioni dell'Avanti. Ci sono violenze anche dalle altre parti, ovviamente ci sono risposte da parte dei socialisti, da parte dei repubblicani, da parte dei popolari, ma l'azione di partenza è l'azione appunto dei fascisti che assalgono, distruggono i giornali delle fazioni avversarie. Questo è molto diffuso all'interno del paese, in tutte le città, e quindi lo scontro man mano che passano i mesi sale, cresce e il movimento fascista diventa sempre più un movimento violento e di destra, agita sempre di più le piazze, tanto che a un certo punto, durante il governo Bonomi, c'è questo tentativo fatto dal presidente della Camera, che allora era De Nicola, del cosiddetto patto di pacificazione, cioè viene firmato alla Camera un patto di pacificazione tra i fascisti e i socialisti. Patto di pacificazione che ovviamente non coinvolge gli altri partiti che si sentono esclusi da questo patto, quindi non vincolati da questo patto, ma anche i fascisti non si sentono vincolati da questo patto nei confronti dei partiti che non sono il Partito Socialista. In realtà questo patto si rivela pura carta straccia, gli scontri continuano. Gli scontri continuano nelle piazze, vengono fermati i treni, vengono gettati i pacchi di giornali dai treni, non fatti partire, viene ci sono assalto alle redazioni dei giornali, c'è cioè una situazione sempre più cruenta e i governi non riescono assolutamente a frenare questi fenomeni. Tieni presente che molto spesso la forza pubblica è più dalla parte dei fascisti che non dalla parte dei socialisti o dei repubblicani o dei popolari. Quindi questo è un elemento che la storiografia ha ben messo in risalto. I governi non riescono a fare molto, la Federazione della Stampa è sempre più spesso chiamata in causa per tentare di risolvere questi problemi che non sono nelle mani, cioè la Federazione della Stampa quello che poteva fare era insistere nei confronti del governo, nei confronti delle forze politiche. Tanto che viene nel 1922, dopo il marzo del 22, la Federazione della Stampa riesce a organizzare un grosso convegno facendo partecipare
le rappresentanze di tutte le associazioni, le rappresentanze di tutti i partiti e le rappresentanze del governo per tentare di risolvere questo problema della libertà di garanzia, della libertà di stampa, perché è evidente che se assali un'edicola, se assali una redazione, la libertà di stampa è in forte pericolo. Ma anche queste iniziative non portano a nulla. Tra l'altro Bonomi si dimette, come sai abbiamo da febbraio del 22 il primo governo FACTA e quindi ci stiamo avviando verso appunto la soluzione del problema. Proprio per rafforzare la sua iniziativa, all'interno della Federazione della Stampa viene creata la figura del consigliere delegato, quello che oggi è il segretario. Cioè, come sai, come ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, a capo della Federazione della Stampa c'era il presidente, e il presidente della federazione era il presidente della Romana, dell'associazione romana. In questi anni viene istituita una nuova figura, quella del consigliere delegato, cioè proprio per rafforzare la presenza politica della Federazione della Stampa. E il primo consigliere delegato è appunto Giuseppe Meoni, che era il redattore capo del Messaggero, era un giornalista in vista, ma era anche gran maestro aggiunto della massoneria della Gran Loggia d'Italia, era maestro aggiunto di Domizio Torrigiani, anzi lui convincerà il gran maestro Torrigiani a spostare la massoneria, che era inizialmente favorevole al fascismo, su posizioni di antifascismo. Tutto questo va avanti, come sai adesso è inutile ripetere dei passaggi storici che sono già arcinoti, arriviamo finalmente a ottobre del 22 a quella che è la marcia su Roma, cioè il tentativo di forzare la mano da parte del fascismo. Marcia su Roma che si risolverà da una parte con il tentativo FACTA di mettere lo Stato d'assedio e quindi bloccare con le forze armate questa marcia su Roma. Lo Stato d'assedio non viene firmato dal re, il quale invece chiama Mussolini e gli affida la guida del governo. Quindi abbiamo ad ottobre Mussolini che assume la guida del governo, bisogna tenere presente che Mussolini aveva all'epoca soltanto 35 parlamentari, quindi quel primo governo è un governo di coalizione. Qui un elemento importante è questo, che a Mussolini Barzilai manda un telegramma come presidente della Federazione della Stampa. In questo telegramma ricorda a Mussolini che lui è un giornalista e che quindi il valore della libertà di stampa deve essere un valore da tutelare. Mussolini, piccato, risponde a Barzilai che sì, la libertà di stampa viene conservata, e aggiunge questa frase: purché la stampa sia degna della libertà, che è una frase gravida di tutto quello che succederà negli anni successivi. Ma poi questa promessa di Mussolini non è stata assolutamente mantenuta, e questo lo si vede successivamente nella storia. In effetti questa promessa non fu mantenuta, perché la polemica politica sui giornali continuò ad essere una politica molto vivace e molto forte, le squadre fasciste continuarono a imperversare. Quello che era stato il sogno di Giulitti, di incamerare il partito fascista nell'alveo dello Stato borghese, si poteva dire fallito, come anche il tentativo in realtà poi, perché Vittorio Emanuele affida il governo a Mussolini, per capezza così di poter istituzionalizzare il fascismo, incanalarlo nell'arco di quella che era la Costituzione vigente, cioè lo Statuto Albertino. Ma fu anche quello un errore, perché il fascismo non si fece assolutamente incanalare nell'ambito dello Statuto Albertino. Uno dei passaggi fondamentali per il passaggio appunto da quello che sarà poi il fascismo, la dittatura, lo Stato autoritario, è proprio la questione della stampa. Tanto è vero che già nei primi mesi del 23 vengono spolverate norme, per esempio viene spolverata una norma che prevedeva l'intervento dei prefetti in questioni di ordine pubblico, ma era la norma sui comuni e le province, e questa norma viene utilizzata anche nei confronti dei giornali. C'è una pressione molto forte
ministro degli interni a Federzoni, quindi c'è una pressione sui giornali e inizia un controllo molto stretto. Ciò nonostante, la stampa di polemica antifascista, quindi parliamo soprattutto del mondo di Amendola, l'Avanti, poi ci sarà, arriverà l'Unità, la Voce Repubblicana, insomma saranno messi sotto pressione, quindi aumenteranno di più la loro polemica nei confronti del fascismo. A luglio del 1923, in un consiglio dei ministri, Mussolini, nel tentativo di liberarsi da questa stampa avversaria, chiede che i ministri Oviglio, Carnazza e Federzoni preparino un decreto per eliminare gli abusi, continua a parlare di abusi della stampa, quella invece era libertà di stampa, lui parla di abusi della stampa, e quindi si arriva alla presentazione di un decreto che limitava di fatto la libertà di stampa. In realtà vengono riprese quelle che, ricorderai, ne abbiamo già parlato, quelli che erano i provvedimenti di Rudinì e Pellù contro la stampa a fine degli anni del secolo precedente, vengono ripresi, vengono aumentati e vengono presentati appunto come un provvedimento di attuazione dell'editto Albertino sulla stampa. In realtà costituivano una forte limitazione della libertà di stampa. Contestualmente, in quei mesi, il Parlamento esaminava anche il disegno di legge Acerbo, quella famosa legge elettorale maggioritaria, che poi sarà la legge sulla quale si svolgeranno le elezioni del 24. Anche in quel caso ci fu una forte opposizione da parte di quelle che erano le minoranze. Ripeto, tieni presente che il governo Mussolini era un governo di coalizione, una coalizione che un po' alla volta si sgretolerà, infatti sia i popolari sia parte delle forze liberali si accorgeranno che si stava andando verso forme di autoritarismo, per cui Mussolini rimarrà praticamente da questo punto di vista isolato, ma poi grazie alla legge Acerbo riuscirà nel 24 a conquistare la maggioranza. La legge Acerbo prevedeva per esempio che la lista, il listone che avesse preso il 25% dei voti avrebbe ottenuto il 67% dei seggi parlamentari, quindi come più legge truffa di questa era difficile immaginarla. La discussione era contemporanea, per esempio Eugenio Chiesa, un parlamentare repubblicano, presentò delle interrogazioni contro sia la legge elettorale sia il decreto sulla stampa. Mussolini gli promise, come promise alla Federazione della Stampa, perché poi Meoni e Barzilai andarono a trovare Mussolini, ci furono incontri, insomma, promise che quel decreto non sarebbe stato mai attuato. E in realtà quel decreto, ancorché approvato dal Consiglio dei Ministri, fu messo da Mussolini in un cassetto e per il momento non se ne parla più. Ma in seguito venne ritirato fuori questo decreto, insomma, venne scongelato. Sì, difatti la storia poi va avanti, insomma, il disegno di Mussolini era un disegno abbastanza chiaro, ancorché fosse stato messo in un cassetto, l'anno successivo fu ritirato, fu rimesso fuori dal cassetto. Nel senso, come sai, poi la legge Acerbo fu approvata nel 1924, ad aprile del 24 si va alle elezioni. Ovviamente Mussolini, questa volta con il suo listone, vince le elezioni. Ora, nel listone del 24 le parti vengono capovolte, cioè mentre in quelle del 21 Mussolini nel listone giolittiano era una minoranza, 35 parlamentari, nelle elezioni del 24 nel listone di Mussolini sono le forze liberali che sono estremamente minoritarie, quindi lui assume la maggioranza del Parlamento, diventa tutta praticamente fascista. Come sai, noi abbiamo nel 24 le forti tensioni, abbiamo il delitto Matteotti. Il delitto Matteotti aprirà tutta la fase dell'Aventino, la rivolta morale, Amendola a capo dell'Aventino, i partiti aventiniani che escono dal Parlamento, non partecipano più alle assemblee parlamentari, quindi c'è il tentativo da una parte di chi dice questo è il momento e anche di un'azione di forza nei confronti di Mussolini, dall'altra parte invece in testa Amendola
di chi ritiene che ci debba essere un'opposizione morale per spingere il re ad intervenire. Il re, come sai, non interviene, Mussolini va avanti. Tra l'altro, uno dei momenti, uno degli strumenti per mettere a tacere l'opposizione è proprio questa. Dopo il delitto Mitterotti, per fronteggiare la critica da parte delle forze antifasciste, Mussolini tira dal cassetto il decreto del 23 e lo fa pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, aumentando di altri elementi limitativi, e quindi quel decreto legge diventa immediatamente operativo. Grazie all'intervento di Federsoni quindi si abbatte una scure notevole sulla stampa di opposizione che rimane ancora in vita, ma con forti sequestri, sequestri preventivi, sequestri successivi, pagine bianche, insomma con questa azione che porterà lentamente alla morte della stampa. Ma è proprio in questo momento che la Federazione della Stampa viene chiusa oppure questo avviene successivamente? No, anche la Federazione della Stampa ovviamente entra in un tunnel che porterà ben presto alla sua soppressione, all'impossessamento da parte del fascismo. Il presidente Barzilai si dimette dalla federazione perché era stato accusato di essere stato troppo morbido nei confronti del fascismo. In realtà, come il telegramma stesso inviato a Mussolini, morbido non era assolutamente, insomma era molto fermo in questi principi, però lui si sente colpito da attacchi che gli vengono da ambienti della sinistra, tra l'altro anche dal suo ex partito, dal Partito Repubblicano. La Voce Repubblicana lo critica su questo, lui si dimette da presidente della Federazione della Stampa. Assistiamo in questo momento al quello che è il primo scontro con i giornalisti fascisti, perché crescono anche i giornalisti fascisti, era inevitabile questo fatto. Per l'elezione del presidente a Roma abbiamo lo scontro tra due candidature, quella di Corridoni, che era il candidato fascista, e quella di Bergamini. Lo scontro porta però alla vittoria di Bergamini, quindi nel novembre del 23 Bergamini diventerà presidente dell'Associazione della Stampa Romana e presidente della Federazione della Stampa. Ma anche Bergamini poi non durerà molto, perché poi per esempio nel 24, a marzo del 24, Bergamini, che subirà delle violenze da parte dei fascisti, si dimetterà dalla presidenza della Romana, e anche qui si apre una fase di conflitto tra giornalisti fascisti che questa volta presentano come loro candidato Riccio, era un vecchio deputato liberale, ancorché conservatore, contro invece il candidato portato dall'ala antifascista, che era Roberto Bencivenga, che era generale, era pubblicista, non era un professionista, ma era un collaboratore del mondo di Amendola, quindi si voleva dare questo segnale, e Bencivenga vince le elezioni, quindi Bencivenga diventa presidente della Romana e presidente della Federazione della Stampa. Questi cambi così come repentini di presidente danno la dimostrazione di come anche all'interno della Federazione della Stampa si vivesse un momento molto tormentato, perché parallelamente era stato costituito il primo nucleo del sindacato fascista dei giornalisti. Questo sindacato si muove in questa prima fase come corrente all'interno della Federazione della Stampa, e l'obiettivo di Mussolini e di questo sindacato è quello di conquistare la Federazione della Stampa. Ma, come dicevamo un attimo fa, nelle elezioni della Romana, che era il cuore del giornalismo italiano, per ben due volte, per il momento, i fascisti vengono sconfitti. Quindi Bencivenga è in realtà l'ultimo presidente della Federazione della Stampa. Bencivenga è l'ultimo presidente della Federazione della Stampa, nel senso che noi abbiamo poi un famoso congresso che si svolge a Palermo a settembre del 24. È un congresso in cui c'è lo scontro tra l'ala fascista e l'ala antifascista, ma è un congresso presieduto da Mario Borsa. È un congresso invece che si risolve con l'approvazione di un documento che inneggia alla libertà di stampa e che richiama i valori fondamentali della libertà di stampa. Questo congresso del 24 è l'ultimo atto congressuale
della libera federazione della stampa, perché poi le cose precipiteranno e precipiteranno l'anno successivo, nel 1925, nel senso che, come abbiamo visto, con le elezioni ordinarie il fascismo non riesce a conquistare le associazioni e quindi la federazione, ci prova invece per vie traverse. Ti dicevo prima che i prefetti utilizzano la legge comunale e provinciale sull'ordine pubblico anche in altri settori. La utilizzeranno anche per quanto riguarda la federazione della stampa. Per esempio a Roma, ma si ripeterà anche a Milano, a Genova, a Bologna, succederà questo, che ci saranno agitazioni da parte di giornalisti fascisti, di polemiche nei confronti delle associazioni. Per esempio a Roma i giornalisti fascisti contesteranno Bencivenga, lo contesteranno per più volte, gli chiederanno di rinnovare le elezioni, di passare a nuove elezioni. Bencivenga alla fine si convincerà, rassegna le dimissioni, convoca le nuove elezioni, il prefetto non fa svolgere le nuove elezioni perché ritiene che ci possa essere turbamento dell'ordine pubblico e nomina tre commissari dell'Associazione della Stampa Romana, che sono tre giornalisti fascisti. Lo stesso percorso viene realizzato a Milano, a Genova, e quindi le associazioni regionali di stampa vengono dai prefetti commissariate con giornalisti fascisti. E quindi questo, tieni presente che il Consiglio Nazionale della Federazione della Stampa era un consiglio non eletto dal congresso, ma fatto dai delegati delle associazioni regionali. Quando il 6 dicembre del 1925 si riunisce il Consiglio Nazionale della Federazione della Stampa, i consiglieri sono tutti praticamente rappresentanti del fascismo, perché i prefetti fascisti avevano commissariate le associazioni. In quel consiglio Giuseppe Meoni apre il consiglio con una relazione e rassegnando le dimissioni. Le sue dimissioni vengono accolte, Meoni viene deferito, viene scacciato dalla federazione, deferito poi subirà anche anni di confino, e i fascisti in quel Consiglio Nazionale del 6 dicembre assumono praticamente la guida della Federazione della Stampa e nominano come consigliere delegato Garzia Cassola, che tra l'altro era un vecchio giornalista, vecchio esponente dell'Associazione della Stampa Romana, ed era un giornalista che veniva inizialmente proprio dalle file del socialismo e che era passato poi al fascismo. Garzia Cassola sarà segretario, consigliere delegato della Federazione della Stampa per tutto il 1926, ma la Federazione della Stampa, quella che abbiamo conosciuto sin dal suo inizio, quella fondata dai giornalisti, muore per così dire proprio con questo Consiglio Nazionale del 6 dicembre del 1925.